Buonasera. 457 nuovi casi di persone positive al coronavirus ieri in Emilia-Romagna. I positivi in regione diventano quindi 21.486, ma aumentano i guariti, che sempre ieri sono stati 316. A Sassuolo, dopo 3 giorni consecutivi con il numero 0 alla voce nuovi positivi, sono stati registrati tra ieri e oggi 5 nuovi casi. Attualmente in città 177 persone sono in isolamento domiciliare e 22 sono ricoverate in ospedale. Aumentano di 6 unità le guarigioni. La Guardia di Finanza ha avviato una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un imprenditore 72enne di Sassuolo. Il Tribunale ha disposto il sequestro di beni immobili, mobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore di 1 milione di euro. A quanto pare, l'uomo avrebbe iniziato a delinquere negli anni 70 e sono diverse le condanne per bancarotta ed altri reati affini che lo vedono protagonista. Secondo le Fiamme Gialle, l'imprenditore, inoltre 40 anni, avrebbe accumulato debiti a danno dell'erario per circa 12 milioni di euro. Lettera da parte del vicepresidente di ACIMAC Paolo Lamberti al governatore della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per avere risposte su un futuro ancora troppo incerto. Ascoltiamo le sue parole. Ho scritto a nome di ACIMAC, che è l'associazione dei costruttori di macchine per ceramica, una lettera aperta al presidente Bonaccini, chiedendo di dare risposte in merito alla riapertura delle fabbriche. In più in generale a quello che sarà un processo che richiede tempo sull'avviamento delle nostre attività produttive. Noi occupiamo come associazione 7.000 impiegati diretti più 14.000 impiegati nella subfornitura, quindi per un totale di 21.000 persone che oggi sono a casa, che fanno riferimento a imprese che non hanno chiaro quale sarà il loro futuro e quindi con una situazione estremamente complessa ed estremamente pericolosa. E si dà per scontato che tutte le imprese riaprono. Non è così, perché questo disastro che è successo ha messo in condizioni le persone di ragionare in maniera diversa. Non si ragiona per una crisi, ma si ragiona per un'insicurezza nel futuro e comprende anche quelli che saranno i costi di una ripartenza, i costi di fatturati non realizzati. I costi legati a ordini persi che non possono più essere recuperati. Noi ci troviamo in una situazione, diciamo, paradossale anche per quello che riguarda i nostri clienti esteri. Noi come ACIMAC abbiamo un 80% di esportazione, quindi diventa piuttosto chiaro che avendo altri paesi aperti ed avendo concorrenti che operano oggi in maniera piuttosto diretta, il mondo non ci aspetta e ci troviamo che gli ordini li perdiamo semplicemente. Situazione veramente, veramente preoccupante. Più che preoccupante, userei la parola disastrosa. Lo stesso vale per quello che sono le norme da mettere in atto all'interno delle nostre aziende. Voglio dire, è chiaro che la contrapposizione fra salute e business è piuttosto impari, la salute è sempre al primo posto e questo lo sappiamo molto bene, però questo noi lo facciamo sempre, da sempre, abbiamo sempre fatto politiche di tutela delle maestranze perché sono il nostro valore e sono il valore del territorio di Sassuolo, che è una filiera che riesce a mettere insieme, ha messo insieme negli anni, capacità di persone di costruire tecnologie, di costruire prodotti come non è stato fatto in nessun'altra parte del mondo. Il pericolo è che questa filiera muoia. Quindi deve essere chiaro questo, perché altrimenti sembra un po', come dire, sembra di dover parlare per interessi personali. In realtà si sta giocando una partita molto più complessa, che è legata al fatto di chi sarà in grado di riaprire domani. Tutto questo mette in una condizione tutti noi di essere veramente, voglio dire, disperati. Quindi, quello che chiediamo noi alla politica è di dare risposte e risposte chiare legate anche a quello che è la logica del finanziamento per le imprese. Noi ci troveremo ad indebitare le aziende per poter continuare. Però le aziende non vengono indebitate per fare investimenti, quindi non sono indebitamenti portati a un profitto futuro, sono indebitamenti atti soltanto a poter continuare a vivere. Quindi vuol dire
che noi ci troviamo in condizione di indebitarci nel futuro, di indebitare quelle che saranno le prossime generazioni, senza avere chiaro se la ripresa del lavoro sarà proporzionale a quello che noi stiamo portando avanti. La difficoltà naturalmente ci viene detta anche dalle banche. Le nostre banche ci dicono oggi che non ci sono ancora strumenti, indicazioni per poter fare finanziamenti come si è detto. Quindi non ci sono strumenti vuol dire che non ci sono disposizioni. Per poter fare finanziamenti in una misura così massiccia in poco tempo deve essere snellita la burocrazia. Certamente non possiamo pensare di avere finanziamenti con tempi che erano in passato legati a una gestione normale del credito. Questo è un altro problema enorme che forse nessuno ne parli, non se ne parli in maniera così importante come dovrebbe essere, o se ne parlerà nei prossimi giorni, ma è un'altra di quelle cose che tende adesso a rendere tutto piuttosto buio e assolutamente incerto. Io veramente vorrei appellarmi alla politica, al Presidente Bonaccini, perché faccia qualcosa, che tenga in mente il nostro comprensorio, ma in più in generale tutte le attività legate a quello che è la Regione Emilia-Romagna. Altrimenti avremo perso un valore che ci siamo costruiti in decenni di sacrifici e che non potremo recuperare più, perché si rompe una filiera che è fatta di attività e di persone che sono assolutamente uniche e che non possono certamente rinascere domani soltanto perché c'è l'esigenza. Ripartiranno lunedì i sondaggi per conto di ERA nella porzione nord di Piazza Martiri Partigiani che guarda su Via Pia e Viale San Giorgio. I risultati dei sondaggi saranno poi inviati alla soprintendenza per ottenere il via libera alla posa dei sottoservizi. Terminata questa fase inizierà l'opera di scavi e posa di nuove condotte nella parte della piazza situata di fronte al Duomo. Ed ora passiamo allo sport. La Roma punta Scamacca. Per il giovane nero-verde in prestito in Serie B ci potrebbero essere lusinghe giallo-rosse qualora il Sassuolo volesse far valere l'opzione di riscatto di De Frel. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuologi TG. È tutto. L'appuntamento, come sempre, è a lunedì prossimo. Buona serata e buon weekend!